Abbiamo in prima posizione il rione Gornate. A ciascun rione è assegnata anche una botte di peso differente che è stata assegnata per estrazione. E il rione Gornate ha una botte di 48,5 kg. Al secondo posto segue il rione Madonna in Campagna con una botte di 49,5 kg. In terza posizione partirà il rione Careno con una botte dello stesso peso della Madonna in Campagna, esattamente 49,5 kg. In quarta posizione troviamo il rione Somadeo, anche lui con una botte di pari misura e di pari peso, 49,5 kg. Rione numero 5 che partirà questa sera è il rione Ciapa, con una botte un poco più pesante, 50 kg. Segue al sesto posto il rione Centro Storico, con una botte ancora più pesante, 52 kg. In settima posizione partirà il rione Filisera, con la botte più pesante di tutte, 53 kg. Chiuderà all'ottava posizione il rione Falcetta, con una botte di 50 kg. Eh sì Luca, però quest'anno c'è stato, per chi ha assistito alla corsa dei cerchi settimana scorsa, una piccola infrazione, diciamo irregolarità da parte del rione vincitore che è il rione Gornate. E allora abbiamo un colpo di scena. Colpo di scena quest'anno sì, perché ahimè il rione vincitore, che aveva la botte tra altre cose più leggera, verrà colto, comunque segnato da una penalità che è stata decisa di concerto dal capitano del Paglio, dal presidente della Poloco e dal responsabile gruppo allenatori delle botti e il gruppo allenatore dei cerchi. La penalità consiste in questo: al rione Gornate è stata sostituita la botte più leggera e le è stata assegnata la botte più pesante, che è quella di 53 kg. Che è una botte di sporta che noi abbiamo, perché abbiamo sempre le doppie botti, e quindi a rione Gornate abbiamo pensato di applicare questa penalità. Rimane invariata la griglia di partenza rispetto a quello che dicevo. Rimane invariata, sì. Questa edizione del nostro palio sicuramente mi ricordano l'edizione più social di tutte. Per la prima volta chiunque potrà seguire interamente la corsa delle botti tramite il proprio smartphone collegandosi alla pagina Facebook della Proloco di Castiglione Olona, che vi invitiamo a seguire. Sì, abbiamo la diretta, quindi per chi vuole sentire dal vivo direttamente la radiocronaca sempre fatta dal nostro storico allenatore responsabile dei gruppi bottari Nando Casu, invece chi vorrà potrà seguire proprio la diretta Facebook, quindi avrà modo anche qua di vederla. Quindi vi invitiamo a prendere contatti, a guardare, a seguirci poi anche in futuro su Facebook, su Instagram. Vi invitiamo caldamente a postare e a condividere con noi le foto e i ricordi di questa 45esima edizione, postandole appunto sui social. Esatto, e invece a chi come noi, in pieno spirito rinascimentale, piace vedere le cose dal vivo, possiamo spostarci sul viale d'ingresso del castello di Monteruzzo per seguire l'attesissima corsa